E si chiude oggi a Bari la mostra intitolata L'arte sposa la scienza, allestita per festeggiare i 70 anni del pittore Gennaro Piccinni. Il servizio. Il maestro Piccinni è stato così cortese e lungimirante da voler essere il nostro padrino nell'avvio di questa nuova attività, proprio perché anche lui, come noi, ha creduto nell'eccellenza delle cure odontoiatriche, ha creduto nel creare un nuovo standard qualitativo per curarsi. Perché deve uno studio medico molto spesso ricordare la malattia? Noi dobbiamo creare uno standard diverso che ci permetta di indicare la guarigione tramite la bellezza. E quindi abbiamo scelto di creare una struttura che distraesse il nostro paziente da quello che è l'idea del male, del problema che lo affligge, e quindi potesse orientarsi verso la guarigione. Abbiamo in questo momento la sperimentazione del protocollo dei nuovi materiali per la produzione di elementi dentari. Stiamo parlando di materiali nuovi, innovativi di derivazione aeronautica, tra i quali il grafene, ad esempio, per citarne uno, che è un materiale elastico che ha in sé le caratteristiche di un'elasticità importante come quella della grafite, ma ha una durezza 10 volte di più dell'acciaio, quindi un elemento dentario che ormai non andrà più incontro a fratture accidentali o traumatiche, ma potrà essere presente all'interno della bocca dei nostri pazienti per tutta la loro vita senza nessun tipo di incompatibilità o rigetto.